Poi però devi essere pagato bene, devi avere una didattica moderna perché hai una classe magari di 30 persone, 20, 30 persone. Intanto ti assumono, ne assumono 160.000, no? Ma sì, ma voglio dire, se fai il tempo pieno, le classi a 20 persone, puoi assumere le persone. Allora, i soldi dove si prendono? Si trovano 500 milioni alla scuola privata, io li depisterei sulla scuola pubblica. Per esempio il Gratta e Vinci, oppure io farei tassare la cultura, cioè farei dare soldi alla cultura. Da chi rovina la cultura? Perché non possiamo tassare la pubblicità, tassare i manifesti pubblicitari, gli spot, queste cazzate qua? Perché non possiamo trattare a quel, fare una bella tassa su quelle cose lì da dare alla scuola? Perché chi rovina l'istruzione paga la rovina dell'istruzione. Perché rovinano la cultura? Perché rovinano la cultura? Perché insinuano dei comportamenti sbagliati. Insinuano dei comportamenti sbagliati. Vendono mondi, vendono bava. Non possiamo più permetterci uno che vende bava, vendono gadget, vendono cose di cui non hai bisogno, facendoti apparire di cui ne hai bisogno. È una società che sta collassando su se stessa, è la motrice, il motore è il mercato con la pubblicità. Allora questo tipo di cosa va a finanziare la scuola. Allora non è che a scuola adesso ci va a insegnare la mobilità nelle scuole l'amministratore delegato della Volkswagen, oppure ci va a parlare di cibo biologico, ci va quello della McDonald's, perché siamo così. Allora, capisci che c'è qualcosa di stonato, c'è un conflitto di interessi in tutte le parti, in tutte le parti, in tutte le parti c'è un conflitto. Noi non riusciamo neanche a fare una leggina per dire conflitto sulla sanità, basterebbe fare una leggina come ha fatto gli Stati Uniti, la Francia, l'Olanda, informatevi un po' sul conflitto di interessi. Qualsiasi industria che finanzia un medico, un apparato, qualsiasi industria, e fa una donazione di più di $10, tu metti il nome, il cognome, quanto hai dato, in un sito internet. Finisce. Hanno fatto negli Stati Uniti, l'hanno fatto, in 5 mesi hanno visto che le aziende hanno erogato 3 miliardi e mezzo di dollari. 3 miliardi e mezzo di dollari a medici, istituzioni, compagnie. Allora non si può fare un sito dove sei obbligato a mettercelo. Tanto a me hai toccato tutto. Dopo la scuola verrà la RAI. Verrà la RAI, voi che farete? Qui abbiamo dei programmi, sì, fico, poi vedete.